Ragazzi, ho fatto un casino. L'altro giorno, in un atterraggio non molto ortodosso, ho rovinato l'elica. Vedete qua il tip dell'elica che è tutto smangiato, mentre quello che non è smangiato è così. Non so se avete mai visto l'elica dell'Extra da vicino. Questo infatti è il mio mitico Extra. Vedete l'ala grigia, il musone giallo. Ma adesso non è tanto il discorso di cambiare l'elica che vediamo come si fa, ma il fatto che un'elica deve essere bilanciata, perché soprattutto questa elica che vedete che è legno, bisogna bilanciarla alla perfezione, altrimenti si crea quello che si chiama effetto flutter, mi sono impaperato, e distruttivo per il modello. Ho visto anche dei modelli schiantarsi in volo perché vibrava tutto e si rompeva. Dunque, ragazzi, nei modelli normali per svitare l'ogiva ci vuole un cacciavite normale del tipo un cacciavite a croce, come potete vedere qua. Qua invece ci vuole una brugola, eh? Ci vuole una brugola, ragazzi. Usiamo quindi la brugola per poter aprire e poter svitare. Ecco, che se poi dopo mi salta anche i nervi. Allora. No, brugola troppo piccola, non va bene. Qui fra l'altro non ho neanche il mio kit di brugole, ho delle brugole di emergenza e infatti non c'è quella che va bene. Ragazzi, devo comprare un set di brugole un pochino più serie di quelle che avete visto. Ora, la cosa fondamentale è prendere la nostra elica, che vedete questa è la propria sua elica originale, nuova, in busta, e cercare di bilanciarla. Come si fa a bilanciare un'elica fondamentalmente? Ci sono tanti modi. Per un'elica di plastica si potrebbe addirittura un pochino levigare la parte più pesante. No, adesso vi faccio vedere una cosa. Aspetta. Questo lo lascio nei video perché è interessante anche questo ripensamento. Cambio la disposizione e ritorno. Ed eccola qua, la nostra elica da bilanciare, ancora nella sua busta. Adesso la spacchettiamo insieme. Ma questo non è un unboxing, chiaramente non mi interessa farvi vedere come si spacchettano delle eliche. Soprattutto evitare di spaccare anche questa, perché altrimenti poi dopo diventa una cosa abbastanza noiosa. Ecco, tolta dalla sua busta, la busta è qua, l'elica, eccola qua. Una bellissima elica che è, dice, no, non mi dice neanche quant'è di diametro né di passo. Ah, ecco, no, c'è scritto qua, guardate. Una 13x6. 13x6. Ok, questa è l'elica tirata, avete visto, fuori dalla busta. Per poter funzionare su quel modello bisogna bilanciarla con questo strumento, appunto, bilancia eliche. Bilancia eliche come funziona? Praticamente io adesso metterò l'elica in questa specie di pignone, stretto i due coni, rimetto sopra in modo tale da vedere, mettendola in questa posizione, da che parte, se c'è una parte più pesante dell'altra. A quel punto facciamo un ragionamento su come bilanciare l'elica. Ed ecco qui l'elica montata sul suo bilancia eliche magnetico, perché questi due sono magneti e il pignone in realtà è in sospensione fra i due, in modo tale da avere meno attrito possibile. Cosa succede se lascio questa parte dell'elica? Di pochissimo, l'avevo già visto io prima, vedo che è spenta logicamente, di pochissimo è più pesante la parte sinistra della pala, la pala, scusate, di sinistra mia, che corrisponde chiaramente alla vostra destra. Quindi cosa significa? Che per poter bilanciarla, cioè farla ritornare in squadro, diciamo a bolo rispetto al pianale, dovrò o alleggerire questa parte o appesantire quella. Il che significa, per alleggerire questa parte, se ci fosse una elica in nylon o in plastica, basterebbe scartavetrare questa parte per poterla rendere più leggera, quindi fare alzare la pala. Però in questo modello, che è un modello ad alte prestazioni, avete visto tutti i video, se io vado a scartavetrare l'elica, cambia il suo profilo, quindi cambia l'efficienza globale di tutta l'elica e non riuscirà ad avere le stesse performance. Allora, essendo un'elica di legno, tornando al discorso, questa elica di legno, vedete, è legno, dovrò andare ad appesantire questa parte. Come si fa? O si mette un pezzettino di scotch, molti lo fanno, mettono un pezzettino di scotch qua davanti, che sta anche abbastanza bene, a me non è che piaccia tanto, oppure si può provare con un goccino di
o colla o di vernice trasparente, in modo tale che non si riconosce, in modo tale che l'elica ritorni a essere esattamente pesante da una parte e dall'altra e ritorni in bolla. Proviamo a fare questo esperimento con la vernice. Sto mischiando la vernice perché, stando qui in laboratorio per tanto tempo, è diventata un pochino densa. È una vernice che non è completamente lucida come la verniciatura lucida dell'elica, quindi la metterò nella parte posteriore in modo tale che non si vede. Questa è la parte anteriore, quella che vedete verso di voi, e verso di me invece c'è la parte posteriore, quindi non si vede. Ora vediamo un pochino, mettendoci un goccino di vernice qua, cosa succede. Avete visto cosa vi ho detto? Ho messo la vernice da quella parte ed è diventata più pesante adesso, ma è una cosa di un millesimo. Vado a prendere un pezzetto di carta per poter togliere la vernice fino a quando non riesco ad ottenere il risultato desiderato. Ok, va bene anche uno straccio non tanto pulito, lo stesso. Ok, vediamo un pochino. Vi dico che io sono una persona estremamente... Guardate, abbiamo quasi raggiunto, senza quasi neanche aggiungercene. Sono una persona estremamente precisa, dicevo, quindi questa cosa in volo non si sa bene, neanche sentita minimamente, però insomma, per poter evitare dei problemi che potrebbero esserci in volo, se la mettiamo proprio nella parte finale dell'elica, chiaramente il braccio di leva è maggiore, quindi ce ne devo mettere di meno, perché altrimenti il modello è altamente performante, sappiamo che ha un motore che strappa via, però insomma questo viene dai modelli di una volta, e i modelli di una volta avevano tutto il peso che era calibrato alla perfezione. Guardate, si sta già alzando da questa parte. Ripeto, potrebbe andare bene così, però insomma facciamo che cerchiamo di darcene un po' di più. E io direi che siamo a posto, è leggerissimamente ancora sbilanciata da questa parte qua, quindi io adesso ne metto un altro goccino. Guardate, io non sto facendo nulla, l'elica si sta alzando, vedete qui sotto ci passa il pennello, capito? Qui sotto ci passa il pennello, prima qui era completamente appoggiato. Andiamo pian piano ad aggiungere poco per volta, senza fretta. Ogni tanto ci dà una sbattuta pazzesca sull'elica, e quindi questa poverina, guardate, ci siamo quasi, guardate, ma ce ne vuole proprio una, neanche una lacrima, una mezza lacrima ancora. Un pochino, anche perché poi chiaramente la vernice evapora, magari diventa più leggera. Vediamo un pochino se adesso è troppo o se è un po' troppo esagerato. Vediamo un pochino cosa dice. Mi piacerebbe fermare il movimento, ma devo vedere a che punto si ferma per poter capire se ce n'è bisogno di altro oppure no. Dunque, si sta quasi fermando. Secondo me ce ne vuole ancora un goccino. No. Forse sì. Scusate queste mie affermazioni, parlo fra me stesso, perché adesso vi faccio vedere a voi, porto la videocamera da questa parte e vi faccio vedere come è posizionata l'elica rispetto al piano. È ancora un pochino pesante sulla mia sinistra, cioè sulla vostra destra, come prima, quindi un goccino ancora di vernice. Ora non vorrei aver esagerato dall'altra parte. Vediamo un pochino, magari la fermo per evitare tanti... Ecco ragazzi, è esattamente parallela al terreno.
esattamente parallela al terreno. Adesso l'elica per me è completamente bilanciata. Ora tolgo dal piedistallo la videocamera, la porto dalla mia parte. Scusatemi, facciamo così, guardate, eccomi. Ciao ragazzi, sono qua, a momenti volo per terra perché mi prendo da qualche parte. Sono sempre, è tutto in presa diretta, questa porta non la taglio perché così vi faccio vedere senza trucco, senza inganno, come si può dire. Sposto la videocamera dalla mia parte e di là, guardate, effettivamente davanti c'è ancora il boccetto che ho utilizzato e l'elica è perfettamente bilanciata, quindi non c'è più bisogno di aggiungere nient'altro e togliere nient'altro. A questo punto io direi che la lascio sul supporto fino a quando non si è asciugata. Intanto io vado a cercare una bugola per poter togliere l'ogiva e poi la monto. Lì non c'è bisogno di vedere come si fa il montaggio perché tanto lo sapete benissimo tutti. È una ripetizione quella che vi sto dicendo, ma perché ho bilanciato un'elica da mettere su un nuovo modello? Perché ultimamente tutti i produttori si stanno impegnando per poter mettere sul commercio delle eliche che sono già perfettamente bilanciate o quasi, ma quel quasi bilanciato su un aereo che vola veloce, che è altamente performante, potrebbe essere la grossa differenza fra il successo e la distruzione proprio in volo del modello stesso. Quindi io ci ho messo tanto tempo a farlo, l'ho fatto insieme a voi perché voi capiate quanto è importante questo passaggio nel montaggio e anche chiaramente nella manutenzione di un aereo modello. Per quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio dell'elica, non ve lo faccio neanche vedere perché avete visto, c'è un'ogiva che è tutta ferma da una brugola, non so come mai, e dentro sicuramente ci sarà un dado da svitare e poi da riavvitare sull'elica nuova. Ragazzi, io penso di aver detto tutto. Come sempre, a Dio piacendo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!